pausa. Avevo, è uscito comico il genere, sembra una corazzata. Vi prego, io darò 10 secondi in più alla fine della prova per recuperare un po', va bene? Via. Cioè, con questo hai ammazzato il tempo. No, non lo faccio partire. Tra 10 secondi lo faccio partire. Per cortesia, non discutete quello che dico, perché sennò mi amare qua. Vai. Capire sotto il letto, sotto le lenzuola che a te piace, però qui no, per favore, aria poca, cara. Aria poca, sì. Porca ma che si è fermata tutta! Oh, no, no, no. Io soffro di claustro, poveriglia! È un cazzo mosca. Che puta mia! Mamma mia, come fare, tesoro? Aiutami, per favore! Io la svevo davanti, si è aperto. Dobbiamo salire altro piano. Cazzo, va! Io esco questa sera che puzza! Ok. Avete lasciato veramente. E vabbè, e che devo dire? Perché l'unico capitano, il capitano può parlare, mi dica. E l'indicazione, poi tu, siccome all'inizio era tutt'altro che comico, io ho dato un suggerimento. Lei me l'ha punito severamente perché ha rotto la cosa che ci è costata l'ira di Dio. Va bene, andiamo avanti, è uno scherzo. E ci sono novità? Nessuna novità. Nessuna novità. Stiamo raccogliendo gli altri messaggi che stanno arrivando. Grazie. Votazione. Votazione. Qua mi sembra veramente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, insomma, vedo la parte rossa notevolmente superiore alla la giuria di qualità, rosso. Quindi abbiamo 2-0 per la squadra rossa. Inizierà di nuovo la squadra rossa perché rimane. Grazie Erika, guardatela. Erika, è sempre un piacere aspettarti, vederti con questi tuoi 300 centimetri di tacchi. Non tubare, arbitro. Ma che tu? Stai io tubando, sto facendo, sì. Come si dice, a Cosenza stoffando dei complimenti. Grazie. Allora, iniziamo la terza prova senza chiacchiere. E basta. E distintivo. Andiamo subito ad estrarre, vedete, ci sono i temi all'ingresso. Ah, ricordo un'altra cosa. Ma magari voglio ricordare che tra una prova e l'altra, cioè tra un tempo e l'altro, noi ci fermeremo alla quinta prova, facciamo un break, prendiamo una birretta, un panino, insomma, ci fumiamo una sigaretta fuori e poi ritorneremo qua all'interno del teatro per incontrarci per la seconda parte. Stavo dicendo, estraggo io così. Ma che stavi dicendo? No, stavo dicendo che tra un tempo e l'altro fuori c'è una scatola azzurra. Stavo dicendo che tra un tempo e l'altro qui fuori c'è una scatola con dei pezzettini di carta e delle penne, perché l'ultima prova della seconda manche la decidete voi. Quindi voi scrivete un tema, faremo un'estrazione qua a vista e le squadre dovranno cimentarsi in un tema che voi avete scelto. Allora, questo è il tema. Ancora però non abbiamo deciso in che modo si svolge la prova. Cioè, significa... L'ultima? Questa è la penultima. Questa prova. Ho capito, ma loro si devono predisporre. Se sono soli. Lo dico dopo. Ma non lo puoi dire. Allora, devo dare un'indicazione ai miei colleghi perché non hanno capito che qua comando io. Capra, non lo puoi dire dopo, lo devi dire prima. Scusa. La prova individuale comparata. Individuale comparata. Una sola persona di ogni squadra si cimenterà un minuto, Carlo.
un minuto, si ci metterà in questa prova e poi l'altra persona dell'altra squadra. Il tema è questo: finale torneo di briscola. Sei colto da un tic nervoso temporaneo, mettendo in difficoltà il tuo compagno. Quindi c'è bisogno di un'altra persona. Muta. Muta. Che scelgono loro. Allora, questa la straniamo così. Dai Lucio, non ti preoccupare, andrà tutto bene. Costantino, look nuovo a Lucio Battista. Io lo dico con un grande affetto, Costantino, mi permette di scherzare. In Gramlo Bolognese, andiamo avanti velocemente. Bruna Stau. Un giorno tutto questo sarà tuo. La battuta iniziale. Torneo di briscola. E una persona o il compagno viene colto dal tic nervoso. E un giorno tutto questo sarà tuo. Con un genere. Combinazione. Isterico. Quindi Francesca, ricapitoliamo. Allora, finale torneo di briscola. Sei colto da tic nervoso temporaneo, mettendo in difficoltà il tuo compagno. A questo punto il tic ce l'ha ovviamente l'unico. L'unico che parla, è chiaro. Che è in sul ring, in bolognese. Battuta iniziale: un giorno tutto questo sarà tuo. Il genere: isterico. Ok. Genere isterico. Prego. Chi è? Qual è chi è la persona muta? Il muto è lui. Due di voi? Preparatevi, no. È comparato. Dopo, individuale. Comparate. Ecco qua. Inizio. Pronti? Un minuto. Un giorno tutto questo sarà tuo. Sarà tuo! A punto è due! Stop, che nuovo bene così? Il bolognese sembrava di stare sulla gondola ancora. Via. Mi devo ricordare i tortellini. Sai che ti dico? Butta l'ascio! Lascio, che abbiamo vinto! Stop! Ok. Forza! Due! Pronti? Un minuto! Via! Solo tutto questo sarà tuo. Ma io bestia, mi dici che hai l'asso, butti liscio? Allora? Ma dai, ma vuoi vincere o no il torneo? Ma io bestia, ma dai, ma smetti di fare quei tic. Dai, comincia a pensare. Senti anche tu questo odore di bruciato? Stai pensando troppo, eh? Ma dai, ma smettila! Anzi, sai che ti dico? Continua a pensare. Magari suona l'allarme antincendio, ci cacciano fuori e finisce il torneo e così evitiamo figure di merda, ok? Ma dai, ma smettila! Ma dai! Smetti di tirare! Smetti, ma hai l'asso e il tre, cos'hai? Ma più pezzi, ma dai! Ma rispondi! Allora! Sperava.
scusa. Ah, qui adesso si ribaltano le regole. Partiamo con penalità incredibile. Io calcio... Non potete fischiare un attimo. Non rivolgetevi mai all'arbitro durante la prova. Attaccate subito, non mi rivolgete la parola. Non posso guardare. Vai. Sei un pazzo, non sai neanche le regole, dai, ma smettila! Perché tieni le mani a cazzofo, dai! Non è il caso, si prendono così le carte! Ragazzi, è una cosa importantissima, non potete rivolgervi mai all'arbitro mentre state svolgendo una prova. E chiaramente è chiaro ed è palese a tutti che quando si studiava la geografia voi eravate assenti, perché si parla completamente sempre veneziano. È piaciuto. Vabbè, andiamo avanti. Allora, siamo alla prova numero 5. Sì, no, ho capito. Sì, no, allora hai ragione, perché l'ultima prova del primo blocco è una prova. Una prova importante, volevo avvisare alle persone, in tutto il pubblico. È la quarta prova, volevo so, prima di farvi votare, volevo avvisarvi che la prova è prossima, la quinta, è una prova nuova. Va bene, la prossima è la quinta, poi facciamo la quarta dopo. Bravissimi. Carlo, è un pubblico attento, stiamo facendo veramente una cosa, mi viene da ridere, ma in Germania ci vedono pure dalla Groenlandia, se ne stanno prendendo appunti. Grazie, ho ricevuto diverse segnalazioni. Grazie. Vabbè, allora la quarta prova, bravi perché siete attenti. Comunque adesso ve lo voglio dire che la quinta prova, di qualcun altro, la quarta e la quinta prova è una prova nuova. Se mi fate parlare forse è una prova nuova. E non ve la dico, pensa una po'. Quarta prova. Devono votare. Attenzione. Guarda, non hai neanche più. Allora me ne vado. Sì. Me ne vado. Mi piacerebbe. Peccato che Media Terronia mi dà 7.000 euro a pagare. Grazie Media Terronia, ringrazio Jessica che pure continua a mandare mail e mi squilla sempre. Ok, votate a vista. Sembrano più numerosi i voti, le persone che votano blu, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Giulia? Blu. Questa terza manche è vinta dalla squadra blu. Un applauso alla squadra blu. Buonasera. Una new entry, vi potete ricordare il nome della pulzella d'Orleano? Che... Jenny. Sposato. Mancherebbe altro, io faccio i complimenti alle nostre collaboratrici amiche che fanno tutto questo per 700 euro a serata. Sono momenti bellissimi. Grazie. Allora, abbiamo prossima prova. La quarta prova si svolgerà con un tempo di un minuto. Ed è una prova, com'è Francesca? Comparata ma di gruppo, come abbiamo fatto all'inizio. Comparata di gruppo, però le persone sono tre. Questa volta tre persone per ogni squadra, prima una squadra, poi l'altra. Inizierete voi la squadra blu. Allora, iniziamo subito con il tema. Francesca? È tutto studiato, quello è la quarta, quinta prova. Romeo e Giulietta, festa in maschera. Più di questo veramente? No.
lingua. In gramlo russo. Romeo e Giulietta. Basta chiudere un po', cioè, così. Noi che siamo... Francesca, vai. La battuta iniziale. Noi che siamo calabresi, che abbiamo la tendenza ad aprire tutto, facciamo il contrario. Benissimo. Leggi tu, Franca. Me l'hai parcheggiata la macchina? Me l'hai parcheggiata la macchina, ricordate? Giulietta e Romeo, festa in maschera, il gramlò russo, me l'hai parcheggiata la macchina. Ormai, guardate. È fatta fuori, vedi? Tragico. Questa secondo me è una bella prova, No, a parte tutto. Sei sicuro un minuto? Sei sicuro un minuto? Un minuto e 30, facciamo un minuto e 30, bravo, dai. Bravo, bravo. Cambiamole su, vedete? Che tecnologia, vedi? No, sono veramente momenti, io dico, indimenticabili. Anche perché noi di Sketch Match vogliamo mostrare dal vivo quello che abbiamo, cioè la tecnologia incredibile, grazie. Avete 20 secondi. Da adesso, via. Arbitro, altro messaggio che è arrivato. Dimmi. Antonio e Stefano da Rebibbia. Rebibbia? Sì, seguono dal carcere, proprio direttamente dal carcere. Sì. Dicono, è proprio vero che la giustizia in Italia non funziona. Che ci facciamo noi dentro e voi fuori? Noi ciotti. Grazie, grazie. Ti prego, non leggere queste prove. Tre persone. Giulietta e Romeo, festa in maschera. Tragico. Scusa, dove mi hai parcheggiato la macchina? In russo? In gramlo russo. Scusa, me l'hai parcheggiata la macchina? Punto di domanda. Genere tragico. Genere tragico, 1 minuto e 30. 1, 2, 3. Via. La macchina, che macchina è una Ferrero? Che interdivisione. Siete pronti? Bene. Chi è la coppia? Avete visto come finalmente siamo entrati nel io sembrava di stare a San Pietroburgo, ma veramente. Parcheggiato la macchina, sì. Ma non capisco perché lei che parcheggiava la macchina, le macchine, cioè la parcheggiatrice, aveva questa quantiera, mi sembrava una quantiera, o no? Al maggiordomo che parcheggiava, fa tutto fare. Chiaramente è una festa tristissima perché era un lento di quelli proprio mortali. Siete pronti? Zero super, eh? Svettone,
me l'hai parcheggiata la macchina, la Giulietta. Romeo, e tua Giulietta parcheggiata terzo posto o quarto posto destra? Mia Giulietta si vede sempre. E tua Giulietta stasera poco trasparente, perché non c'era fuori dove ha lasciato tua macchina. E mia Giulietta è verde fosforescente. No, come hai fatto? Romeo, non c'era tua macchina. Io non ho trovato macchina. Ma mia Giulietta. Ma Giulietta. Avete trovato macchina Giulietta di Romeo? Io ti credevo un fratello. Dove hai messo Giulietta, Romeo? Come a me hai dato Romeo? Io ho parcheggiato in macchina. E poi ho messo anche il programma sul telefonino. Tutto in macchina. Sei un cretino. Sei cretino, ma vatti a casa tua. Odio il telefonino. I toscani. Devo dire che sempre Pasquale Stoppo, il capitano dei Torsoli, come sì. Ai guai, eh? Sì, infatti è proprio, pure anche sì, prima, pare che... Sì, sì. Sulla coppa, che è successo? Poi un russo talebano per la prima volta sul palcoscenico dell'acquario. La voce che ha girato il mondo sa, conosce tutti gli accenti, e infatti, ho detto, la geografia era a sé. Bravi, votate. Ah, Erika Grossi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37. Quanti? 28, giuria? 28? 29, 30, 31, 32. La manche è vinta dalle Rossi. E tu? La scusate, li convini di tutti i colori. Io ho contato 38 rossi. Tu hai detto. Allora, possiamo rivotare? Grazie. Cambiate altro. Anzi, facciamo prima i rossi e dopo i blu. Prima i rossi. Sì. Solo i rossi. Scusi, quant'erano i blu? Erika. 28. 28 e 4, 32. Io ne ho contati 38 rossi. Bravo Paolo! Bravo, Paolo. Non volete aiutare per. Sì, dai, rivotiamo. Dai, per evitare, magari veramente. Non ti arrabbiare, arbitro! No, non sto scherzando, non vorrei. Ecco, ricontiamo con calma: 2, 4, 6. Solo i rossi, 8, solo 10, i rossi. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, addirittura 39 adesso ne conto. Blu, adesso i blu. I blu. Cambiato idea. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 34. Non devi sommare. Per pubblico è uno per il rosso, quindi 4 o 6. Allora c'è un problema. Dai, riunione, vieni, riunione. Scusate un attimo. Riunione. Thank you.
Sì, in gran segreto intanto arriva un altro messaggio, addirittura Matteo Renzi da Firenze. Ma nel sistema di votazione c'è anche il premio di maggioranza? Evidentemente un piccolo intoppo, nel senso non lo spiegare, non fai no, niente. No, voglio tanto no, non lo spiegare. Ci sarà un sistema diverso di votazione. Adesso ho avuto io, diciamo, un momento di smarrimento. Perdonate. Un solo momento. Defiance, molto bravo. Quindi vincono la manche i blu. Allora Erika, allora quanto siamo? Due a due. E adesso arriviamo alla quinta prova. Ragazzi, è tutto uno scherzo, siccome eravamo indietro col tempo ho cercato di recuperare. Benissimo, adesso la quinta prova secondo me è divertentissima. La introduciamo per questo secondo appuntamento e poi, rimarrà, poi ci sarà anche nelle volte successive. Sarà presente per tutto il resto del torneo. Parliamo di una prova di doppiaggio. Questa sera inizieranno i blu e c'è bisogno di tre persone. E chiaramente vi faremo prima vedere il pezzo da doppiare con il suono, poi toglieremo il suono e doppierete voi. È molto semplice, dura 22 minuti, quindi un minuto. Harry, ti presento Sammy. Quindi ci servono tre persone blu. Volete prima vedere? No, dico, volete vedere da là? Non volete entrare qua? Ok, come volete? Buio. Ma noi non vediamo. No, a tutte le donne è capitato di fingere. Beh, non hanno mai finto con me. E come lo sai? Perché lo so. Ah, ciao. Giusto. Dimenticavo. Sei un uomo. E questo che vuol dire? Niente. Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Ti ragiono. E io non so riconoscere la differenza? No. Sei ridicola. Oh Dio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Quello che ha preso la signora. Allora, adesso doppierete voi. Ci serve, voi potete chiaramente, vi lasciamo liberi Francesca, fate quello che volete, cioè nel senso della lingua che preferite utilizzare. L'importante è che i personaggi sono tre, lui, lei e la signora. Quindi
non mi interessa quello che dite, il tema è libero, potete anche stravolgere e dire altre cose, come ritenete voi sia più giusto. Prego, non abbiamo più tempo da perdere. Ci siamo? Buio? Ma veramente tu pensi che... Che cosa? Una femmina. Ma stai dicendo? Sì, guarda che se una femmina devo far credere che capo, capi? Non mi credi? Non mi credi? No. Ah no? Sei sicuro? Guarda, ma senta che ti faccio fra poco. Ma fammi mangiare. Sì, sì, no.